Io me la piglio. No. Poca, ma me la piglio. Dove? Qui, a Abita qua? Facciatore tunisino? Ma è occupante abusivo? No, no, però non sarebbe mai attivo, però non posso mandare. Ah, è regolare? Sì, sono regolare. C'è il nome sul citofono? Certo. Ma non verranno mai giù, anzi, non si aprono nemmeno. E qual è? Aspetta, qual è? Qual è? Questo è spacciatore? Che cosa sta facendo? Faccia la telecronaca. I residenti dicono che questo tizio è uno spacciatore che sta al primo piano. E cosa vuol dire? Io facevo. Iaia. Buongiorno. Buonasera. Lei è al primo piano? Ci può far entrare cortesemente? Eh no, a casa mia, sì, a casa sua. No, perché ci hanno segnalato una cosa sgradevole, volevo che lei la smentisse. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. Ma chi è questo? Ce l'hanno detto dei cittadini. Hanno detto giusto e sbagliato. Attaccato. È questo qua, eh? È tunisino? Quando facevo il giornalista mi divertiva a fare sta roba. Ma questi quanti sono, signora? Allora, padre e la madre, figlio. E quanti anni ha il figlio? Gli ha scritto da 17-18 anni. E chi è che spaccia il padre? Il figlio. Ah, il figlio? Sì, ma anche il padre ogni tanto, perché vengono a suonare i campanelli. Una bella famiglia. Sì. Buongiorno, buonasera, io volevo entrare da lei. Ma no, voglio riabilitare il buon nome della sua famiglia. Qualcuno che dice che lei e suo figlio spacciate. Non c'è nessuno. E lei chi è, scusi? Come non c'è nessuno? E lei chi è? Sto parlando con un fantasma, mi scusi. Ah, sì. Lei chi è? Lei è il padre o il figlio? Ah, papà è a lavorare, quindi lei è il figlio? No, e lei chi è? Lei chi è? Lei chi è? Lei è al quinto piano. Tocca salire. Ha buttato giù un'altra volta. Stasera al Pilastro ci sarà una manifestazione dopo la scena del citofono col presunto spacciatore. Ecco, non si è pentito comunque di aver messo in mezzo un ragazzino minorenne che non è uno spacciatore? Lotta alla droga sempre e comunque, quartiere per quartiere, via per via, palazzo per palazzo, negozio ma per non negozio. Non è uno spacciatore, tanto però lei ha citofonato. Se c'è una mamma con altre mamme a Bologna come a Modena, perché ieri abbiamo fatto la stessa cosa a Modena, che combatte da anni la violenza, il sopruso e lo spaccio di droga, è mio dovere essere al fianco di quella mamma. Lei in diretta Facebook ha detto lei spaccia, facendo vedere anche il nome e cognome di questa famiglia e dove abita questo bambino, ragazzino. Bene, se non spaccia non ha nulla di cui aver paura. Chiederà scusa a questo ragazzino. Quando c'è la lotta alla droga io la combatto senza se. Fammi provare.